Buonasera, ringrazio il professor Tamburella e a questo punto ringrazio anche Riccardo Calvi per aver citato il nostro brand più volte, però devo dire che il motivo per il quale siamo qui è veramente questo, cioè capire in qualche modo, oltre al confronto, quali sono esempi concreti di open innovation che le aziende oggi possono portare avanti. Quindi congressi come questo sono di fatto una grandissima opportunità per generare degli incontri, per ascoltare bene le attività che le varie industrie portano avanti e ovviamente per portare degli esempi concreti di quello che si sta realizzando all'interno della propria azienda. Yamamai fa parte di un gruppo più grande che il gruppo Pianoforte, che ha due brand che sono Yamamai e Carpisa. Noi abbiamo iniziato gradualmente la nostra disclosure, l'impegno verso una rendicontazione formale di sostenibilità all'inizio del 2019 e questo alla fine è stato un grandissimo vantaggio per poi quello che abbiamo visto accadere nel corso della pandemia. Perché eravamo in qualche modo già pronti ad affrontare tutta una serie di tematiche che hanno riguardato molto ma molto da vicino il nostro settore, che è il settore del fashion. Oggi vi racconterò di un esempio molto concreto che peraltro è anche temporalmente vicino a questa settimana. Sapete che il 5 giugno è stata la giornata mondiale dell'ambiente e l'8 quella degli oceani. Noi abbiamo lavorato tantissimo per realizzare dei prodotti, ma anche di fatto delle modifiche ai nostri processi che andassero nella direzione di un concreto miglioramento rispetto alla riduzione degli impatti ambientali, che non è altro che una riduzione che la pressione della nostra industry esercita sugli oceani. In particolare noi abbiamo un focus specifico sull'SDG 14, ma riguardo all'ambiente più in generale. La moda è di fatto la seconda industria più inquinante del pianeta. Pensate che soltanto tra il 2000 e il 2015 le produzioni, in particolare quelle di fast fashion, sono raddoppiate e soltanto l'1% di tutti gli indumenti prodotti hanno una natura di materiali riciclati o riciclabili. Quindi questo trend è di fatto insostenibile. Allora, noi abbiamo nel corso degli ultimi anni inciso tantissimo su due elementi che sono che veramente possono costituire un cambiamento nel nostro settore, che sono i cambiamenti nei componenti, quindi scegliere a monte dei materiali diversi e anche cambiamenti nei processi, cioè come confezionare in modo diverso le cose. Perché questo? Perché è normale che per arrivare agli obiettivi indicati dall'Agenda 2030 dell'ONU e in maniera più specifica dal Green Deal europeo è necessario a questo punto, per non arrivare all'aumento della temperatura che ormai di fatto in Europa è quasi raggiunto con la temperatura di 1,4, cambiare assolutamente qualcosa per invertire il sistema produttivo. E il caso che vi racconterò oggi è il caso di una serie di costumi da bagno, vabbè, ha un nome proprio che si chiama Edit, ma è un bel modello di open innovation perché è un segnale, al di là del tema si venderanno o non si venderanno, come i consumatori percepiscono questo tipo di prodotto, che vedremo nella seconda parte del mio intervento, ma quello che è importante è osservare come si è potuto realizzare qualcosa di molto complesso, chiamando un po' a raccolta tante industrie del settore della tessile. La nostra azienda è basata a Gallarate, quindi tra Milano e Varese, è un distretto particolarmente virtuoso per l'industria tessile e in particolare sono presenti moltissime aziende che seguono percorsi di sostenibilità da tanti anni, sono delle eccellenze a livello mondiale.
La nostra struttura, pur avendo una parte di ricerca e sviluppo insomma molto piccola, ha deciso di intervenire in modo in particolare su questa collezione Mare del 2031 in maniera molto ma molto impattante rispetto al resto della collezione. Pensate che circa il 30% dei prodotti sono di fatto sostenibili. Quando dico sostenibili significa che tutte le componenti di questi prodotti sono tracciate nei sistemi aziendali, tutte le materie hanno delle certificazioni e ovviamente c'è un tracciamento anche della filiera. Questo perché? Perché sempre quando si va a raccontare in tutta trasparenza e in maniera molto aperta al consumatore quello che si sta facendo, è oggi assolutamente indispensabile avere la robustezza di elementi che hai, che custodisci in azienda e che all'occorrenza poi eventualmente approfondire, questo con tutti gli stakeholder ovviamente, non solo con i consumatori. E appunto questo è stato questo di questa serie di costumi da bagno monopolimeri provenienti da plastica riciclata ma raccolta negli oceani, quindi il nostro legame con l'SDG 14, One Ocean Foundation della quale facciamo parte, e la particolarità completamente riciclabili, perché siamo attraverso un sistema di analisi molto ma molto attenta della parte di supply chain, quindi di approvvigionamento dei materiali, pur essendo noi un'azienda di fatto più di confezione, quindi spostata sul lato della confezione del prodotto, osservato a livello di scelta proprio di materia prima, di polimeri, di filato e di tessuto, come in qualche modo potessimo innanzitutto allungare la vita del prodotto e migliorarne tantissimo la circolarità. Quindi pensando, siamo anche un'azienda retail, come anche le nostre clienti potessero poi a conclusione del ciclo di vita di prodotto, a conclusione di tutti i lavaggi di cui appunto raccontava con tutti i crismi Riccardo per allungare la durata del prodotto, potessero poi restituire nei nostri punti vendita il prodotto affinché questo possa essere rimesso di nuovo attraverso processi di depolimerizzazione in circolo e quindi dar vita a nuovi prodotti. Quindi è davvero un modello che può dire a tutto il nostro settore: guardate che se si ha volontà di farla, le cose si possono fare. Si possono fare con questo sistema, quello dell'open innovation, quindi chiamando a raccolta chi fa il filato, chi fa il tessuto, chi fa il polimero, le università, ci siamo fatti supportare attraverso Ergo, che è uno spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e della Bocconi, da un team ultra specializzato in economia circolare e in misurazione della circolarità, perché hanno messo a punto un check-up tool proprio per misurare il valore delle diverse fasi di circolarità e di produzione di questo prodotto. Quindi la bontà della cosa è quella di aver fatto un esercizio virtuoso, ma non fine a se stesso, perché inserito in un progetto più ampio di riduzione degli impatti ambientali e di efficienza che l'azienda sta portando avanti. Questo più in generale per quanto riguarda il settore fashion, gli interventi sui quali si può lavorare e si deve lavorare sono di fatto tre: il cambiamento dei materiali e dei processi, scelte energetiche dal punto di vista quindi delle energie alternative diverse che portino maggiore efficienza nei prodotti, e soprattutto cominciare a pensare in modo diverso la creazione del prodotto. E veniamo al tema centrale del mio intervento, che è quello dell'eco design. Che cosa significa? Quindi il racconto dei costumi da bagno della serie Edit, seppur veloce, è una spiegazione molto chiara di che cosa significa applicare l'eco design nell'industria odierna. Significa pensare ad un prodotto già da quando lo si disegna alla fase finale, quindi di ritiro del prodotto e di riutilizzo del prodotto, tutto quello che può accadere. E noi abbiamo avuto una certificazione, pur essendo la prima volta che realizzavamo questo tipo di processo,
soltanto della fase design, quindi che certifica di fatto la nostra capacità di utilizzare gli strumenti e tutte le leve specifiche dell'eco design, dell'80% che rispetto a una media nazionale che viene indicata su tutti i prodotti, quindi che siano alimentari o prodotti costumi da bagno o intimo, di circa il 25%. Quindi ancora una volta questo significa che tutti possono in maniera ovviamente prima a modi modellino e di progetto pilota, poi in maniera sempre più importante incidere in queste attività. È importante adesso ritornare all'argomento centrale del convegno di oggi, che è un po' il pensiero del consumatore. L'esperienza fatta proprio nel corso di una settimana, di questa ultima settimana, evidenzia, soprattutto rispetto a questa linea di costumi da bagno, come in realtà il consumatore non sia ancora pronto a recepire questi argomenti. Quindi il livello di consapevolezza è ancora decisamente basso. Anche quando le aziende si impegnano ad utilizzare un linguaggio semplice, coerente, come nel nostro caso, vicino al consumatore, perché comunque siamo un'azienda retail, abbiamo dei negozi fisici, per cui la nostra vicinanza al consumatore è molto ma molto diretta. Questa tematica della poca evoluzione sui temi della sostenibilità rispetto a quello che si pensa internamente alle aziende è oggi una tematica che va assolutamente affrontata e va affrontata, a mio avviso, tutti quanti insieme, perché non c'è una soluzione unica. Da un lato le aziende devono impegnarsi per migliorare il racconto, la parte di storytelling, la spiegazione, essere più dirette e più trasparenti, però dall'altra è necessario anche che ci siano degli interventi di più ampio respiro, quindi più aziende che facciano lo stesso lavoro all'interno delle scuole, delle università, perché altrimenti questo livello di consapevolezza impiegherà tanto ma tanto tempo a salire e quindi ci troveremo poi con una situazione che è quella che a mio avviso è quella del panorama attuale, di un gap difficilmente colmabile tra quello che veramente dobbiamo fare come imprese per migliorare la situazione e mi riferisco soltanto al tema degli impatti ambientali, perché siamo molto vicini a un punto di non ritorno e stiamo affrontando delle problematiche che riguarderanno la nostra sopravvivenza per i prossimi 100 anni. Quindi come imprese dobbiamo far questo. Dall'altro però abbiamo l'ostacolo e la difficoltà di un mercato che molto ma molto lentamente recepisce questi temi e quindi mi auguro che l'occasione di questo congresso davvero possa lanciare a tutti quanti degli spunti di lavoro da seguire poi nei prossimi mesi insieme. E anche il solo, come dire, divulgare l'immagine, i nostri interventi, le tematiche trattate, a mio avviso sarà uno strumento per andare nella direzione di questa crescita di consapevolezza. Grazie.